Io non sapevo che Comau no, dava in appalto questi lavori che secondo me sono pericolosi perché sono robot grandi e pesanti. Quindi ci vuole una formazione fatta ai dipendenti forte. Non voglio accusare nessuno, però in questi casi bisogna che ci sia una supervisione sia da parte di Sevel sia da parte di Comau a chi viene affidato questo lavoro. Perché non è possibile magari lasciare un giovane, magari senza esperienza e magari sotto pressione per far ripartire una linea. Il primo incidente mortale nella storia della SAE non me lo sarei mai aspettato perché essendoci stato per oltre 20 anni, non pensavo che arrivavamo a questo. Però dobbiamo dall'altra parte dire che è il secondo che succede in ambito FCA in pochi mesi. Pochi mesi fa c'era stato l'incidente a Cassino e quindi è chiaro che bisogna ricostruire una cultura del lavoro, nel senso mettere la sicurezza al primo posto e deve diventare priorità rispetto a tutte le altre questioni, quindi non può passare dopo la produzione, non può passare dopo altre questioni, quindi bisogna fare anche una campagna di formazione a tutti i lavoratori e soprattutto non dobbiamo evitare che si continuino nello stressarli mentre fanno l'attività quotidiana, proprio perché qualcuno pensa sempre che si stia perdendo produzione. Come andiamo avanti? Io penso che siccome gli infortuni sul lavoro non è un compito soltanto dei metalmeccanici, cioè non sta succedendo soltanto nei metalmeccanici, ma nei metalmeccanici è il primo che succede, ma in altre categorie sono più di uno, io penso che dobbiamo affrontare la questione con le confederazioni, cioè non soltanto Finfiamme e UILM, ma dobbiamo discutere anche con CGIL e CISL e UIL per vedere eventuali iniziative a livello provinciale e regionale. Noi come FIM siamo disponibili a fare la nostra parte e nei prossimi giorni discuteremo con la nostra confederazione come andare avanti.